Una tragedia ha colpito Abbiategrasso, dove un neonato di soli 7 mesi è stato vittima di un malore che si è rivelato fatale. È accaduto nella mattina di lunedì 6 maggio nella sua abitazione. Immediatamente è stato chiamato il numero di emergenza 118. In risposta sono stati inviati sul luogo un'ambulanza dell'ATA Soccorso di Zelo sul Rigone, l'elisoccorso e l'automedica, tutti in codice rosso. Al loro arrivo il piccolo si trovava in arresto cardiaco ed è stato immediatamente sottoposto a manovre di rianimazione. Date le gravi condizioni, è stato trasferito d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale di Magenta. Purtroppo, nonostante gli sforzi dei medici del Fornaroli, per il piccolo non c'è stato nulla da fare.